Sono le 10.56, Teleradio Stereo 92.7. Diamo il buongiorno ad Alessandro Austini del Tempo. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Riccardo, ciao Gabriele, buongiorno a tutti. Ciao Ale, buongiorno, benvenuto. Ale, mi sono dichiarato stamattina un po' stanchino. No, stanchino nel senso che l'abbiamo. Il giorno della partita è quello meno adatto, secondo me, per parlare della partita, perché hai detto talmente tanto durante la settimana che qualsiasi cosa tu voglia dire per andare a scavare, rischi di averla già detta. Chiedo scusa. Io invece sono rimasto non colpito, non diciamo così, non mi ha devastato, però ho visto un Di Francesco un po' stanchino. Dici, eh? Beh, il video me l'ha fatto vedere un po'. Ah, me l'ha data anche a me questa impressione. Un po' nervoso. Un po' provato. Un po' provato, ecco, forse più che nervoso, provato. Sì. Obbligato a dire sono io che decido, perché sennò tanto gira la cosa che non è lui che decide, perché se tu ti confronti con qualcuno vuol dire che sei sceso a compromessi, le solite storie, dai. Anche lui oramai. Ma però credo sia stato poi un momento importante ieri della conferenza stampa, perché insomma si è andato a chiarire un punto di cui avevamo dibattuto anche noi, no? Con Ubaldo, con i giocatori, se ti confronti con loro sul modulo, cioè bisognava un attimo, secondo me, mettere i puntini su lì e far capire quale fosse il suo reale intento in quel famoso confronto con la squadra. Insomma, Di Francesco ha bisogno, secondo me, anche all'esterno di dire decido io, però prima di quel momento l'avevo visto abbastanza provato. Poi non so se fosse magari anche una strategia per tenere bassi i toni, vista l'importanza della partita e le difficoltà che poi ti presenterà, quindi era inutile ieri andare a caricare di significati ulteriori una partita del genere. Però poi noi ci stiamo veramente attaccando al tono di voce, i decibel. No, è solamente per capire il momento. Alla fine, anche lo sguardo. No, sono impressioni sicuramente, però non sono troppo parziali per poterci far dire che quella è la verità, quella che pensi. Magari hanno fatto bene degli allenamenti questi giorni, è più come convinto, no, di come prima, no, non lo possiamo, certo, non lo, certo, possiamo sapere questo. È verissimo. Tanto lui dice sempre che gli allenamenti vanno bene, è una cosa che ripete più e più volte perché la pensa evidentemente. Potrebbe essere anche uno stimolo per i giocatori, cioè nel senso è un messaggio ai giocatori, la potremmo anche leggere in questa maniera. Non lo so, però di solito gli allenatori, se ti dicono, ti vengono a dire ho visto veramente un grande allenamento. Non è che te potrebbero dire ho visto i mosci sta settimana, così non andiamo da nessuna parte. Ti ricordi che Luis Enrique lo disse? Sì. Una volta. Lo disse. Non mi è piaciuto per niente l'allenamento. No, io un giocatore della Roma che parlava anche un po' di spagnolo, colse una cosa tra Luis Enrique e De La Peña, che credo che ancora ci fosse, erano i primissimi allenamenti a Roma, che lui gli domandò una cosa che io chiaramente non riporto qui oggi perché è sabato, c'è chi... A te te vate fatte insultare il sabato? Va tanto. Verdi, sabato, domenica. Senti, invece voglio domandarti una cosa. Secondo te la differenza... No, però non mi hai lasciato veramente il dubbio su sta cosa. E poi dopo te la dico. Va bene. Dimmi una cosa, la differenza tra Sarri e Di Francesco è che Sarri ha una rosa adeguata e Di Francesco al primo giro di giostra no? Al primo giro di giostra... Beh, secondo me la differenza è soprattutto sulla continuità del lavoro. No, parlo di rosa. Perché se mai me ne potessi fare una ragione che negli 11, nei 13 il Napoli è più forte, eppure lì ci avrei da dire qualcosa, nella rosa sinceramente mi viene da dissentire, Ale. Cioè il Napoli c'ha veramente 13 giocatori. Forse sì, più che altro ne usa 13. Poi se ce l'abbia o non ce l'abbia neanche lo possiamo sapere. Cioè Diawara che giocatore è? A me sembra un buon centrocampista, però entra gli ultimi 5 minuti delle partite, ha giocato solo in Europa League sostanzialmente. Quindi è uno che tu poi non devi considerare, cioè la sfrutta di meno sicuramente Sarri. Se ce l'abbia meno competitiva non lo so, io ho sempre pensato e lo ripeto pure a 19 punti di distanza che la rosa della Roma non è inferiore alla rosa del Napoli, però non sto dicendo neppure che è superiore, cioè tutto l'anno scorso siamo stati a dire il contrario, che il Napoli c'aveva più cambi, più soluzioni, che la Roma era corta, che Spalletti aveva dovuto spremere, cioè si è un po' ribaltato sto pensiero, sto giudizio.
Di sicuro Sarri è uno che usa 13 calciatori, fa sempre la stessa sostituzione, Zielinski per Hamsik, sempre come prima al 60° minuto, è schematico proprio in tutto e per tutto. Non so, sicuramente quello che tu dici è vero, cioè che i giocatori che ha il Napoli sono secondo me molto più adatti al calcio che Sarri vuole praticare rispetto a quelli che ha Di Francesco per il suo di calcio. E ti dico pure che il profilo, spessore, pedigree, non so come lo vogliamo chiamare, dei giocatori del Napoli non è solo una questione secondo me di caratteristiche fisiche e tecniche, perché sai, piccoletti, perfetti per fare il gioco palla a terra, va bene, quello è vero riguardo all'attacco, ma è proprio un fatto che secondo me è più facile chiedere di seguirti al 100% a Isai piuttosto che a Kolarov. È più facile dire determinate cose, che ne so, possiamo fare un altro esempio, ad Allan piuttosto che a Nainggolan. Ma non perché i giocatori della Roma non seguono Di Francesco, ma perché è proprio più, cioè i giocatori della Roma hanno molte più presenze in nazionale di quelli del Napoli, sono di un altro livello dal punto di vista proprio delle, non so come definirlo, perché non è giusto né spessore né curriculum. È più facile insegnare a quelli con meno curriculum, c'è poco da fare, il calcio funziona così. Se ti senti meno arrivato, sei più disponibile e malleabile di quanto magari non succede alla Roma. Allora non sei nemmeno un grande campione, perché i grandi campioni si mettono lì a disposizione del tecnico, così come fanno magari i CR7, i Messi, questi qui. Non a caso, ti ricordi? Il caso, perché poi si è scontrato anche con Rafa Benitez. Sì, sì, però Higuain, per esempio, si mise un po' a disposizione di Sarri, no? C'era tutto quando quel gli ha fatto fare 36 gol? Certo. Eh sì, vi ricordate che disse... E tu te ci metteresti a disposizione dell'allenatore che te fa te manna più a 9 milioni l'anno a Juventus? Ma prima non lo sai però. Voi vi ricordate all'inizio che si diceva quando è arrivato Sarri? Ma te pare che Higuain si metta a sentire quello che dice Sarri? Lo ricordo benissimo, il ma te pare trasferito poi, a Napoli. Un'altra cosa, 19 punti di differenza tra le due squadre in questo momento, perché noi non sappiamo, si potrebbero accorciare, ma addirittura speriamo di no, soprattutto se tu la vedi quinta nel tuo quadruplete, se potrebbe anche aumentare il distacco. Può essere solamente le 3 settimane a Dimaro che fanno sta differenza? Ma figura, ma non è assolutamente così. La Juve c'è stata a New York. L'Europa va in giro per il mondo. No, ma soprattutto, ma le 3 settimane a Dimaro, ma secondo te possono avere effetti, che sono state fatte a luglio, agosto, non lo so, a luglio penso, possono avere un effetto atletico a marzo? Ma non scherzia, cioè secondo voi con 3 settimane di allenamenti? Ma anche l'anno scorso la Roma aveva fatto quel tipo di lavoro e non gli ha impedito di fare record dei punti, no, ne hai vinto niente lo stesso purtroppo. Allora, se tu mi chiedi cosa è meglio per iniziare una stagione, prepararla, fare 3 settimane, fare una torneo, fare, ma è chiaro che è meglio fare 3 settimane in montagna, non ci sono dubbi, ma il calcio di oggi non te lo permette più. Il Napoli lo ha fatto perché c'ha una concezione un po' diversa, ma non è assolutamente una cosa secondo me decisiva, cioè non, questa è la mia opinione, è una cosa che può aiutare all'inizio, per carità, questo è vero, però poi non è possibile, dai, sono vecchi concetti di un vecchio calcio che non esiste più. A Napoli esiste, è esistito con Sarri, ma anche loro in passato poi sono andati a fare tournée, cose eccetera. E là la verità è che Sarri lavora tutti i giorni a Castel Volturno con la squadra in un certo modo, ripetendo sempre gli stessi esercizi da 3 anni. E se c'hai una squadra che ti viene dietro, i risultati li ottieni, sono questi e sono fantastici. Bisogna fargli gli applausi dal punto di vista proprio dell'espressione di gioco. Il Napoli è la più bella realtà del calcio italiano di quest'anno. Poi sento fare a volte dei paragoni secondo me un pochino esagerati, però comunque lo posso anche capire, perché il contesto è pure quello che è, insomma ci vuole pure poco a staccarsi dalla media, però insomma complimenti al Napoli per come gioca, complimenti a Sarri, più grande protagonista di questo campionato. Ale, vincerà, non so. Mi dispiace che oggi è sabato e non ti posso fare una domanda che invece muoio dal desiderio di porti, magari te la pongo lunedì.
però oggi non posso proprio, sono in, non si può, eh? No, oggi non si può, oggi proprio non si può, però mi interesserebbe, ma tanto te lo chiedo lunedì, speriamo di potertelo chiedere, che non siamo costretti a parlare di cose cioè di oddio che sta succedendo, che fine fa, vorrei non parlare di questo con te lunedì. Dimmi una cosa, ti sei fatto un'idea sulla formazione? Cioè, alla fine secondo te Nainggolan stringe i denti? Io non ho capito se stringe i denti stavolta è proprio... Hai ragione, chiedo scusa, è stato un lapis un lapis. Mi sarebbe piaciuto farla con cognizione, invece mi è proprio uscita. E l'anestesia fatta martedì può portare qualche... cioè, non l'ha fatto allenare bene? Non l'ha fatto allenare bene, perché insomma ci siamo andati un po' tutti, penso, purtroppo, prima o dopo dal dentista, e sappiamo quanto è fastidioso, no, fare certe cose. Insomma, per lui è stato proprio un impianto da fare, però nulla di che, cioè... non è che gli sia successo chissà cosa, però lo ha detto Di Francesco, l'ha raccontato Di Francesco, insomma, quando lui ieri ha detto non so, devo decidere, mi ha dato l'impressione di non farlo giocare, francamente, che fosse quella l'indicazione, però poi anche Pellegrini non è che stia proprio benissimo. È recuperato, che sì, beh, l'ho detto che è recuperato, sì. Quando sì, sono convocati generalmente, ma poi che cosa potrebbe impedire a Nainggolan di rendersi disponibile? Cioè, io non credo che, per quanto sono sicuro che lo abbia debilitato, e forse un po' tutti siamo stati poco attenti nel giudicare poi dopo la prestazione. Lui ha detto, Di Francesco ha detto domenica che gli girava la testa, che l'ha sostituito per quel motivo, per quella botta che ha preso. Sì, quindi sì, comunque sì, si è accusato, Nainggolan ha accusato. E quindi ti viene in mente una formazione, Ale? Ma io lo metto dentro, la formazione per me è sempre la stessa. Un po' come Pallotta, però, secondo me. Cioè? Metti dentro cosa? Lo metto dentro, è un po' da guardia, secondo me. Lo metto dentro che No, mi sembrava più da film porno, però. No, dai, Ale! Ma che vi è presa? Oh, ma siete impazziti? Senti qua. Vedi, tu sei proprio più ingenuo, no? Sì, giuro. Sei proprio un puro. Sì, perché manda da tifoso e no da zozzo. Come manda carcerate le persone, mamma mia, che non si può a sabato, scusa. Sì. E quindi io vedo Nainggolan con De Rossi, Nainggolan o Pellegrini, ovviamente il dubbio ce lo dobbiamo tenere, con De Rossi e Strootman. La difesa quella, Florenzi, Manolas, Spazio, Kolarov. Credo che in porta giocherà Allison, che dite? Penso di sì. Beh. E davanti, secondo me, Dzeko 100%, Under 100%, e a sinistra, secondo me alla fine sempre Verotti. Quindi la Roma tipo, tra virgolette. Mi aspetto semmai delle novità più dal punto di vista tattico. Cioè, io credo che Di Francesco qualcosa abbia studiato di diverso, perché non si può consegnare al Napoli. Con lo stesso atteggiamento che ha avuto col Milan, e quindi qualcosina secondo me lui è andato poi a modificare sul baricentro della squadra, non lo so, ma aspetto una sorpresa, una mossa, un qualcosa che si noti e che spero possa funzionare, ovviamente. Delle contromisure, per esempio l'anno scorso quando la Roma vinse a Napoli 3-1, insomma in maniera anche convincente, era stato il ruolo di Florenzi, ti ricorderai, lì sulla destra, la Roma giocò con i tre lì? Sì, tre e mezzo con di Florenzi fu importante, Juan Jesus fece un gran lavoro su Calleon, sì. Perotti fece un po' quando la Roma si metteva a tre l'esterno dall'altra parte, quindi diventava un esterno sulla linea di Florenzi, e poi vabbè, lì ci furono le giocate di Salah, che fu bravo a sfruttare un clamoroso errore di Koulibaly. Dzeko fu per una volta un finalizzatore molto bravo anche sul colpo di testa. Paredes fece una grande partita. Sì, è vero. Perché poi ci siamo ricordati che fu Strootman, no? Che non ve l'ho detto ieri. Sì. E Bruno Peres, eravamo preoccupatissimi che se la Bruno io proprio non... mal di schiena di Strootman, è vero, è grande preoccupazione per Bruno Peres, come cambiano i tempi, eh? Perché la Roma, se non sbaglio, era a me era cambiato poco, però vabbè, no, era reduce dalla vittoria contro l'Inter in casa con un bellissimo assist di Bruno Peres per Dzeko, sì. Per cui stava anche giocando abbastanza bene, da un po' preoccupati, a Milano continua a nevicare nel frattempo. Vabbè, ma dai, è tempo suo, sono frutti di stagione, si chiamano così. Ale, che si è addormentato? Ci stai, Ale?
Ci sto. No, ho capito che è sabato, però insomma, dai, mi dai un po'. Capito, ma questo mi parla di Bruno Perez, Riccà. Te butta giù, certo. Che mi ha colpito? Mi butta giù, capito. Senti, domani sera com'è la classifica, Ale? Domani sera? Quindi compreso il derby? Eh beh, certo. Per me. Ti devo dare i risultati. È pro Inter? Cioè, prendo mai, ha votato Roma-Milan 1-1. 1-1, avevi detto, sì. Però insomma, tutti eravate tutti pronti, Sì, ma che te pare che vincevo col Milan? Beh, io non è che ero così. No, secondo me non è pro Inter. Secondo me a livello di Champions potrebbe essere una giornata di transizione. Cioè, che al massimo l'Inter fa un punto e Roma-Lazio, niente, ne la fanno. Tu dici però che la Lazio che ha la Juve in casa, che le ultime prestazioni, le ultime, potrebbe essere stanca di mercoledì, perché mi dice qualcuno, capisci, che hanno giocato, capisci, molto bene. Quelle sono sconfitte che ti, sai, quando ti sfuma un quintuplete, insomma, la botta psicologica c'è. Sì. Però ti dico che la Juventus nelle ultime partite non l'ho vista in forma particolarmente brillante, eh. Tra l'altro continuano a mancare di continuo dei calciatori fondamentali. Higuain non c'è, non si sa se gioca Mandzukic, leggevo stasera. Insomma, la Juve ha dei problemi proprio a mettere in campo la migliore formazione possibile. No, la differenza la fa l'abitudine a certe gare, secondo me. È vero, però poi in certe gare pure un conto che c'hai centravanti Dybala, un conto Higuain più Dybala, capisci? Cioè, quando il livello si alza non è che ti basta la mentalità, cioè ti servono pure i giocatori che fanno le giocate. Io, certo, penso che la Juventus possa vincere oggi, però ti dico, sulla carta è più facile che la Lazio fermi la Juventus piuttosto che la Roma faccia risultato a Napoli, cioè dico anche una banalità, però è così. E nel derby non lo so, veramente è difficile da pronosticare, il Milan sta molto 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 meglio dell'Inter. Un pareggio sarebbe la cosa migliore anche per tutti gli altri. In previsione del risultato, che pensi tu? È ufficialmente rientrata? Cioè, dobbiamo dirlo, se il Milan vince, questo com'è? Tutti lo sanno. E questo bisogna dirlo, e questo tutti lo sanno. Mi fermo un secondo. Un attimo solo. Comincio io perché dobbiamo alternare. Ale? Ecco. No, insomma, come cambiano i tempi, eh? Nel senso? No, sai che facevano le canzoni a Napoli pure? Ma dai, me ne ha mandata una ieri. Me ne ha mandata una ieri inascoltabile, dai. Ma è fantastico. Ma inascoltabile, ma che immagino che fosse pure un po' vecchia, perché dice in secondo. Ambasic, ma gioco Ambasic. Dai, ma come te, chi te l'ha mandata? Come l'hai trovata? Da dei ricerche folli, lascia stare. Lascia stare. Però ne fai solo tu le canzoni, quindi dai. No, beh, io non mi sono mai assunto. Sono ingeneroso. Vedi. E questo non gli impedisce comunque di vincere almeno le partite fino adesso. Senti, Ale, che settimana è stata questa qua? All'insegna di Napoli-Roma o di Pallotta? Per chi? Per noi. Beh, certo. Diciamo che il tema Pallotta ha assorbito tutte le attenzioni, insomma, io non ho sentito parlare molto di Napoli-Roma, tu dicevi prima no, abbiamo detto tutto, insomma, non è che abbiamo detto poi tantissimo, perché questa è una città che, insomma, gli piace la polemica, gli piace la discussione, quello contro quell'altro, è più attratta da questo che dal calcio. Il calcio diventa un po' noioso a volte come tema di discussione, non lo so perché sia così, ma succede sempre. Ricorda di quanto si è parlato negli anni passati dei Spalletti contro Totti rispetto magari alle partite, ai punti, sì, alle situazioni. Qui c'è proprio un gusto quindi quando dico che questa è una città che parla poco di calcio, forse non dico una cosa. No, dici la verità. Questa è una città che, guarda, io te lo posso dare come riscontro personale. Sì. L'interazione, diciamo così, che ho con i tifosi che mi chiedono cose, eccetera, che c'è durante il mercato, il calcio mercato è 10 volte tanto quello che c'è durante la stagione. Cioè, non ti chiedono adesso che sta succede? No, cioè, durante il mercato è proprio un confronto continuo, pressante, perché
Il chi pi amo, bravo, il chi pi amo è una malattia sempre, tra l'altro noto di anno in anno sempre di più. C'è una sorta di malattia. Pensa, questa era a Pescara. A Roma. Ma non ho Club capito che dicono a inizio. A Galo, ma chi pi amo? A Galo, ma chi pi amo? Ma è fantastico. Capito? Ma questo è già dei due anni. Beh, due anni fa chi prendemmo, non lo so, forse no. Non ricordo. Non era Dzeko, era l'anno di Dzeko questo? Fazio. No, forse questo qua era l'anno risale all'anno di Dzeko, Ale. Perché pure Dzeko è stato un parto difficile, tu ricorderai? Boh, ricordo sì. Me Capito? Lo ricordo che sì. Però, veramente, cioè, io penso ti accada, ti succeda anche a te, no? Forse anche più di me. Però il calcio giocato non è calcio giocato. Perché c'è quell'attenzione spasmodica? Una risposta è perché quando durante l'estate tu non hai un riscontro del campo, no? Cioè, mentre la Roma ti può rispondere con le prestazioni sul campo e tu puoi seguire la situazione anche facendoti una tua idea, durante il calcio mercato c'è bisogno che tu conosca delle informazioni per elaborarle, avere un giudizio, capire dove sta andando la Roma. Però è comunque così, c'è qui, ma non è solo qui, penso sia anche in altri posti, c'è un'attrazione totale per tutto ciò che è la chiacchiera extracampo, interessa di più, smuove di più, fa più ascolti, più vendite, più dibattito, e quindi di Napoli-Roma si è parlato molto molto meno di quello che ha detto Pallotta, tra l'altro di quello che ha detto Pallotta si è parlato solo della questione dei radio, ma non c'è stato il minimo approfondimento sul resto dei concetti che lui ha espresso, che a me personalmente interessano un po' di più, ma sarà sempre così. Comunque c'è una volta che parla che passa inosservato, insomma. Sì, peraltro io me ne guardo bene dal raccontare quello in teoria sul quale ho lavorato, di che ambiente è quello dove lui, questo MIT si chiama così? Il MIT, MIT, insomma, MIT. Che tipo di ambiente c'è, chi invitano là, l'importanza di quel posto lì, il contesto, non me ne frega niente, se gli va lo spiega lui, se gli va o lo spiega chi per lui, io devi amminsulti. Tanto non verrebbe comunque recepito, ho capito, non siamo manco sta banda però proprio di sprovveduti, saremo un po', visto che lui va così veloce, leggermente addietrati. Però insomma manco così sprovveduto. Diversi. Vabbè, ma anche una questione proprio di paese, cioè quanto è diversa l'Italia dagli Stati Uniti, cioè, per chi ci è andato, per chi ha visto le città, insomma parliamo di mondi completamente diversi che poi si riflettono sulla cultura, sul grado di innovazione, la però lui è qui che è venuto ad investire, Ale. Certo, ma per replicare i successi che ha avuto lì. Oh, perfetto. No. Allora, io credo che ci sia una predisposizione qui a non volerlo capire e nella maggior parte delle volte addirittura strumentalizzare quello che dice, e mi sta bene. No, ad aver già deciso che tanto. Perfetto, è sì. Allora però sai io che faccio se qui sto forte in America non mi capiscono? Faccio in maniera che in America mi capiscono. Poi se proprio, cioè comincio a parlare americano, stentato, tutto quello che vuoi, e gli dico io volevo di questo, questo, questo e questo. Però per carità, poi sono fatti loro. Ah, beh, tu faresti così perché hai un carattere così, magari lui. Ma lui magari non gliene frega niente. Ma assolutamente nulla di nulla gli frega proprio. Di quello che dimo qui. Come può fare? Allora a me gliene frega poco. Allora lì che ha fatto? Poco. Ha fatto una battuta. Perché... No, allora lo fa arrabbiare ovviamente quando lo viene a sapere, perché c'è qualcuno che glielo racconta. E non pensate che soltanto a Roma ci sia qualcuno che riferisce, ma c'è anche in America chi ascolta per esempio le radio, legge, guarda le trasmissioni, che gli sta vicino, quindi sicuramente si arrabbia, ma voglio dire, non è che passa la giornata a sentire la radio lui, anche perché forse non la capirebbe probabilmente, e quindi io continuo a pensare un problema della sua vita, no, ma io continuo a pensare che lui capisce e parla molto di più di quello che noi pensiamo. Poi che non si sente sicuro di esprimere i concetti con un italiano magari un po' stentato e non gli va di dare questa idea, ma sono sicuro che parla e capisce molto più di quello che noi pensiamo. Ah, Riccardo, possiamo fare tutti i discorsi del mondo, c'è una sola cosa che se non vinci o vinci, se vinci sei in grande, il migliore, se non vinci mandi in carcere i tifosi,
te metti in tasca i soldi, sempre se si discorso. Scusa, che si diceva di Franco Sensi prima del 2001? Sì, 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 sì. Ma sì, ti sì. Ricordi? Come no, certo che me lo ricordo. Che si è detto nel 2001? È un grande, grazie, numero uno. C'è solo un presidente, si cantava, mi ricordo. Sì. A un certo punto, no? Sì. Ecco, conta soltanto, esclusivamente, se vinci o non vinci. Non ci stanno altre cose. Tutto viene visto da una prospettiva o da un'altra a seconda dei risultati. Adesso addirittura diventa un difetto essere all'avanguardia da tanti punti di vista. E certo, c'è uno scudetto dei social network, no? Ste belle frasi che vanno tanto di moda, no? E certo, pensi solo a quello. Poi quando invece magari vincerai, tutto verrà esaltato. Sì, sì, sì. No, no, su questo ci ho fatto i conti anch'io. Ma non solo a Roma, ma non solo a Roma. Mm-mm. Guarda anche quello che succede a Roma, dall'altra parte del Tevere, come si dice. Pare minacce di morte aveva raccontato di aver ricevuto. Ora è il miglior direttore sportivo del mondo. Va bene, su Tare mi fermo. Ale, grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie Antonio, buona giornata. Ciao, 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 Ale. Ciao. Ciao. Ciao.